Buongiorno, sono Alessandro Flammini, coordinatore del PhD Technology for Health. Qual è il contesto? Il contesto è riuscire a controllare al meglio il processo di prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione. Questo grazie alle tecnologie per la salute. Quali sono le tecnologie per la salute? Ce ne sono tante che comprendono la meccanica, che comprendono l'elettronica, l'informatica, le telecomunicazioni. E quindi questo dottorato di ricerca vuole essere un punto d'incontro tra la medicina e l'ingegneria per un obiettivo comune. In pratica, quindi, chi decide di intraprendere questo percorso seguirà dei temi di ricerca che hanno un impatto molto importante su quello che è la vita di tutti i giorni e la felicità e la serenità degli esseri umani. Per fare questo dovrà anche apprendere e migliorare le proprie conoscenze in temi vicini all'ingegneria e alla medicina. È chiaro che le persone che vengono dall'ambito medico si approcceranno maggiormente alle conoscenze della tecnologia e invece le persone che vengono dall'ambito tecnologico conosceranno meglio le problematiche, le grandi sfide della medicina. Al termine del percorso di 3 anni, che è un percorso internazionale, quindi col quale ci si confronta non soltanto con la realtà italiana, ma con la realtà internazionale e prevede proprio dei periodi all'estero importanti, alla fine si è molto più qualificati per affrontare vuoi l'ambiente sanitario, vuoi l'ambiente accademico, che l'ambiente industriale. Quindi, diciamo, un percorso di innovazione. Naturalmente, spesso, come avete visto purtroppo anche con l'ultima pandemia, ci sono moltissimi progetti di ricerca. Come spesso è avvenuto nella storia dell'uomo, i grossi momenti critici sono stati anche dei momenti di riflessione di grande progresso. E quindi ci sono molti progetti, molte occasioni per collaborare con enti nazionali e enti internazionali su delle tematiche ben specifiche. E quindi chi pensa di intraprendere questo percorso di dottorato non starà sicuramente chiuso all'interno di uno stanzino a fare ricerche, ma verrà in contatto con tutta questa realtà, con, come abbiamo detto, un forte accento sull'internazionalizzazione, perché questo è uno dei 3 percorsi di dottorato offerti dall'Ateneo di Brescia, di tipo internazionale, quindi tenuto in lingua inglese. Naturalmente, come abbiamo visto anche con la pandemia, c'è una spinta verso la nuova imprenditorialità, quindi da uno studio, da un'idea, nasce un brevetto, nasce un nuovo prodotto, nasce una nuova soluzione che è al servizio della salute e del benessere. Naturalmente, quando parliamo di tecnologie, non parliamo soltanto di tecnologie direttamente legate alla medicina, ma parliamo anche di tecnologie legate all'ambiente, perché la salute dell'ambiente è condizione necessaria per la salute dell'uomo, quindi energie rinnovabili, ma anche misure e politiche di controllo dell'inquinamento. Qui vedete alcuni termini chiave di questo dottorato, quindi non soltanto la medicina, le professioni sanitarie, le scienze motorie,
la biologia, ma anche appunto per quanto riguarda l'ingegneria, l'informatica, la chimica, l'architettura, che anche quella ha un impatto sul benessere delle persone, l'ambiente industriale che impatta sull'inquinamento, ma anche l'elettronica, ovviamente, che impatta oggi su tutto. E quindi, diciamo, c'è questo dottorato, Technology for Health, è l'intersezione proprio tra questi due grossi ambiti disciplinari. Il collegio docenti viene da tutti gli ambiti, tutto il mondo, solo per rimanere all'interno dell'Università di Brescia, ci sono cinque dipartimenti presenti nel collegio docenti. Quindi la parola chiave è sicuramente l'interdisciplinarietà, però io ritengo che diciamo, la maggior parte del tempo sia da dedicare alle testimonianze degli studenti, perché sono loro il punto focale. Quanti studenti sono all'interno del nostro dottorato? Diciamo mediamente tra 25 e 30 studenti che vengono appunto dagli ambiti più diversi e che collaborano tra loro. È molto importante questa sinergia, le presentazioni periodiche che permettono proprio agli studenti di ampliare i loro orizzonti culturali e scientifici, oltre che tecnologici, naturalmente. Bene, vedete il sito del nostro dottorato, quindi veniteci a trovare da un punto di vista virtuale sul sito e se avete qualsiasi tipo di curiosità, scrivete a me, scrivete ai docenti che avete visto nel collegio docenti e che sono rappresentati nel sito, di cui trovate gli indirizzi email negli ambiti che più vi interessano. A questo punto io vi auguro un futuro luminoso con noi, con qualcun altro, ma in ogni caso sempre un futuro pieno di cultura, che è la condizione necessaria, non sufficiente, ma sicuramente necessaria per il benessere dell'uomo. E lascerei la parola a Edoardo e Maria Laura che vi possono portare delle testimonianze più dirette di quello che è il nostro ambiente e quindi possono parlarvi dei loro temi di ricerca che sono uno dei tanti esempi perché, come vi dicevo, gli studenti nel nostro dottorato hanno tematiche tutte, ciascuno ha la sua, porta il suo progetto di vita per il miglioramento del benessere dell'uomo. Grazie dell'attenzione. Grazie mille per la presentazione, professoressa Flamini. Vi saluto tutti quanti. Mi presento nuovamente, sono Edoardo Cantù, io sono uno studente di dottorato del terzo anno e visto che la professoressa ha introdotto molto bene il fatto che ci sia una fortissima interdisciplinarietà nel nostro corso di dottorato, cerco di farvi un breve excursus di quella che è stata la mia precedente esperienza accademica. Io nasco come ingegnere meccanico e nel corso dell'ultimo anno, iniziando poi il lavoro di tesi, mi sono sempre più appassionato a quella che è l'additive manufacturing e nello specifico ho avuto la possibilità di venire in contatto con alcune tecnologie specifiche che riguardano in particolare l'elettronica stampata. Questo mi ha permesso di introdurmi in un mondo che era vicino anche a quello che è stato poi il mio percorso di studi, perché nello specifico il mio curriculum è stato biomeccanica, quindi ho avuto la possibilità, sempre grazie agli studi fatti qui all'Università di Brescia, di addentrare alcune tematiche che avevo affrontato in maniera diciamo solo superficiale, di andare molto oltre quello che
era il punto iniziale che mi è stato offerto durante i corsi di laurea. E di conseguenza ho potuto all'inizio sviluppare dei sensori di tipo elettrochimico customizzati tramite una tecnologia che è l'aerosol jet printing, e ve ne parlo in queste slide che ho pensato di proporvi, in cui diciamo consideriamo una stampante 3D abbastanza particolare rispetto a quella che è la classica concezione che si ha dell'additive manufacturing, cioè dovete pensare di avere una sorta di pennello che consente la deposizione di un inchiostro. In questo caso però noi parliamo di inchiostri molto particolari, perché parliamo di materiali che sono conduttori, di materiali di elettrici, di isolanti, materiali di diverse tipologie, anche addirittura riusciamo a lavorare del materiale biologico. E quindi con questa stampante noi abbiamo la possibilità, come si suol dire in gergo, di funzionalizzare delle superfici, che può essere legato a degli oggetti, quindi stampare degli elementi come sensori, come antenne, come dei circuiti interi su un oggetto già esistente, o possiamo andare a realizzarlo noi ex novo. E questo per noi costituisce un grande vantaggio, perché diventiamo versatili. Significa che noi non ci limitiamo a realizzare qualcosa di piatto, ma possiamo stampare anche su superfici complesse. Il tutto abbinato ad un'altra tecnologia, che è la sintetizzazione fotonica. In questo caso noi parliamo di un forno che è costituito in realtà da delle lampade. Quello che succede durante il processo termico che andiamo a realizzare è di irradiare il campione che noi abbiamo realizzato tramite il fascio di luce che viene generato da queste lampade. E in questo modo noi evitiamo di andare a cuocere i nostri campioni, che devono svolgere un tradizionale processo di sintetizzazione termica. Non lo andiamo più a fare in forno, come vi dicevo, ma appunto utilizziamo questo tipo di tecnologia, che è estremamente comoda perché è molto rapida, perché coinvolge pochi micron dello spessore che noi abbiamo voluto depositare, e ci consente di lavorare con dei materiali abbastanza particolari, come possono essere le plastiche, come possono essere tutti quanti i materiali a base cellulosa, quindi carta, cartone, ma anche per esempio i tessuti. Questo nell'ambito in cui si pone il nostro corso di dottorato, quindi Technology for Health, significa poter realizzare dispositivi di nuova generazione, andando quindi a fornire ai pazienti, al consumatore generale, se andiamo ad allargare anche le nostre capacità ad altri ambiti, come possono essere comunque quello alimentare, che è sempre ben connesso alla salute delle persone, ci consente di realizzare dei nuovi dispositivi, e di conseguenza noi possiamo pensare di realizzare dell'elettronica dove prima non era assolutamente possibile. Qui vi faccio vedere alcuni esempi. Vedete, per esempio, io vi parlavo all'inizio di quello che era stato il mio lavoro di tesi, che poi è stato quello che ha fatto nascere un po' in me anche la curiosità del dottorato, la voglia di fare ricerca, di sperimentare ogni giorno qualcosa di nuovo, di diverso, di non annoiarsi. Ecco, questo è anche quello che consente di fare il dottorato. Qui vedete che lavoriamo materiali diversi, andiamo a fare una progettazione su più livelli di quello che è il dispositivo finale, tant'è che, come potete vedere, abbiamo realizzato una struttura tridimensionale sfruttando il fotopolimero, ma abbiamo realizzato prima di esso tutte quante quelle che sono le nostre celle elettrochimiche per realizzare poi la misura effettiva che noi volevamo realizzare. E nel caso specifico questi sensori sono stati usati in due termini differenti, cioè sia per andare a individuare la presenza di proteine in un campione liquido che per fare delle misurazioni di glucosio. Dall'altro lato invece vedete la capacità che ci offrono le tecnologie che vi ho presentato precedentemente di andare a realizzare un qualcosa come appunto circuiti e sensori, ma su superfici tridimensionali, e quindi andiamo a strumentarle, quindi sono in grado di fornirci delle informazioni perché sanno misurare grazie alla presenza di sensori, quindi un qualsiasi dispositivo, un qualsiasi oggetto è in grado di fornirci informazioni importanti per noi.
Qui vi faccio vedere, ad esempio, quello che è stato uno dei primi lavori che ho portato avanti nel mio percorso di dottorato, cioè la realizzazione di un intero circuito realizzato su carta. Potete vedere sia la fase di stampa, quindi tutto quanto il processo, quindi inizialmente sono state realizzate le tracce facendo una parte di progettazione specifica sul collocamento dei vari dispositivi, i cosiddetti SMD, che dovevamo andare a collocare nel nostro circuito per il suo corretto funzionamento, quindi resistenze, condensatori, il microprocessore. Tutto quanto è stato realizzato con le due tecnologie che vi ho precedentemente mostrato, quindi siamo andati a fare tutto quanto lo sviluppo del dispositivo su più layer, quindi realizzando il conduttore, collocando i vari elementi, isolandoli, incollandoli e ricontattando il tutto. E nel video che vedete in basso a destra notate la funzione del nostro dispositivo. In questo caso era molto semplice, però tramite dei tasti capacitivi eravamo in grado di azionare un piccolo LED rosso. E come vi dicevo, la possibilità che noi abbiamo con questo tipo di dottorato è appunto entrare in un mondo che riesce a unire la tecnologia alla salute. E allora, per esempio, vi propongo quello che è anche un altro tipo di studio che ho portato avanti durante il mio percorso di dottorato, cioè la realizzazione di un sensore per la detection delle ammine nel campo alimentare. Molto semplicemente, vediamo che in questi ultimi anni il settore intero del packaging, nello specifico il packaging alimentare, è andato virando sempre in maniera più importante verso quello che è l'impiego di materiali cartacei. Per noi diventa molto importante poter anche individuare quando un cibo, pensate alla carne, pensate al pesce, inizia a perdere la sua edibilità, quindi non possiamo più mangiarlo, dobbiamo necessariamente gettarlo, e questo va a collocarsi anche in un contesto come quello dello spreco alimentare, che è abbastanza importante a livello globale. Quindi una soluzione può essere quella di avere dei sistemi come questo che consentono di misurare quella che è, diciamo, la presenza di un analita dannoso per l'uomo, e quindi ci consente di sapere se un cibo che, ad esempio, per la data di scadenza teoricamente è non più edibile, in realtà lo è ancora. E quindi ecco che la mia proposta con il mio gruppo di ricerca chiaramente è stata quella di realizzare questo tipo di sensore che consente di sfruttare la carta. La carta è il nostro vero sensore qui, e non gli elettrodi che potete vedere, perché quando la carta è bagnata vediamo che in presenza d'ammoniaca si realizza questa reazione, cioè abbiamo la dissociazione NH4+ e OH-, e quindi gli ioni si depositano sulla superficie della carta, e di conseguenza noi con degli elettrodi come quelli che potete vedere nell'immagine siamo in grado di andare a misurare una corrente elettrica che è associata alla presenza di questi ioni. Detto questo, io spero che la mia testimonianza possa avervi stimolato. Tenete presente che è vero che in questi ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, c'è stata una grossa difficoltà legata al Covid per quanto riguarda lo spostamento a livello internazionale, ma un aspetto che nella mia esperienza è stato veramente molto molto curioso e proficuo è anche stata la presenza nelle conferenze a livello internazionale, quindi la possibilità di presentare i propri lavori davanti a un palcoscenico di assoluto livello con altri esperti e colleghi del settore, quindi poter presentare i propri lavori, ricevere delle domande e tanti spunti, è stato sicuramente un motivo di confronto e di crescita culturale ma anche professionale, perché si ha la possibilità di andare nello specifico anche in ambiti che non si era mai pensato di collegare al proprio lavoro. E questo è assolutamente un aspetto che il dottorato, penso come pochissime altre possibili opportunità lavorative, siano in grado di offrire, proprio per l'internazionalizzazione e la capacità di coinvolgere persone e professionisti da tutto il mondo.
Io ho detto questo, spero di non avervi annoiato e cedo la parola a Maria Laura. Buongiorno a tutti, io sono Maria Laura e sono una dottoranda al terzo anno in Technology for Health. A differenza di Edoardo, io non mi focalizzerò tanto sul mio progetto, perché quello ovviamente è mio e personale, ma vorrei parlarvi di quello che potrebbe accomunare il mio percorso con idealmente il vostro. Il mio background è di tipo biologico, mi sono laureata infatti in biologia umana alla triennale e poi in biotecnologie mediche alla magistrale e durante la tesi mi sono occupata di un progetto di ingegneria tissutale che ho poi portato avanti durante il mio percorso di dottorato. Durante questi 3 anni di dottorato si acquisiscono competenze e autonomia nella gestione di un progetto a partire prima di tutto dalla ricerca in letteratura sullo stato dell'arte e poi anche avvicinandosi agli aspetti più pratici di organizzazione del lavoro quotidiano. Si impara infatti a gestire le scadenze, a pianificare gli esperimenti, a partecipare a collaborazioni, scrivere articoli, review o progetti. Quindi posso dire che questi 3 anni di dottorato in Technology for Health mi hanno aiutata a crescere molto sia nelle conoscenze che soprattutto nelle competenze. Per essere ammessi al corso di dottorato è necessario iscriversi al concorso, seguendo le direttive del bando che viene pubblicato sul sito dell'università, e in particolare bisogna presentare un progetto che comprenda un'analisi dello stato dell'arte e poi la descrizione del lavoro che si vuole svolgere, che verrà poi discusso insieme alla commissione in sede d'esame. Nella fattispecie, il progetto che ho presentato io riguarda la creazione di un tessuto cardiaco ingegnerizzato, integrando know-how ingegneristici con l'aspetto biologico. Secondo me è proprio questa integrazione il punto di forza maggiore del dottorato in Technology for Health. Infatti, in un mondo accademico che tende sempre di più alla iperspecializzazione, questo dottorato offre la possibilità di dialogare con figure anche esterne al proprio percorso di studi, quindi nel mio caso i temuti e poco conosciuti ingegneri, e quindi di ampliare i propri orizzonti e le proprie vedute. La collaborazione tra me, che sono una biologa, e gli ingegneri mi ha permesso di valutare progetti ed idee secondo un punto di vista molto diverso, che sicuramente è risultato anche molto molto stimolante. È sicuramente una sfida, ma una sfida che arricchisce, in quanto bisogna trovare un terreno, una finalità e soprattutto, parte più importante, un linguaggio comune. Non è stato sicuramente sempre facile, ma affrontare i problemi e gli eventuali intoppi con un approccio diverso dal proprio è sicuramente un momento di crescita. La parte ingegneristica del mio progetto ha previsto lo sviluppo di un device in grado di generare onde acustiche di superficie che potessero movimentare particelle in un liquido, nel mio caso cellule, affinché queste assumano una geometria ben determinata e ben precisa. Dal punto di vista biologico, invece, sono state ottenute cellule pluripotenti indotte, ossia cellule terminalmente differenziate sono state riprogrammate a cellule pluripotenti, dalle quali poi a loro volta sono state derivate cellule cardiache da utilizzare per costruire il tessuto cardiaco in vitro. Sugli studi preliminari riguardanti questo progetto ho anche pubblicato un lavoro l'anno scorso come primo nome ed è molto probabile che nel corso degli anni di dottorato ci si ritrovi a lavorare anche su dei side project che ovviamente contribuiranno a formare le nostre esperienze. L'ambiente, secondo me, per uno studente di dottorato nell'Università di Brescia è senza dubbio stimolante, perché si ha la possibilità di collaborare con persone provenienti da contesti accademici e anche geografici molto diversi dal proprio, quindi ampliando il proprio bagaglio culturale e soprattutto la propria rete di contatti. Durante gli anni di dottorato si è anche incoraggiati a partecipare a conferenze e a maturare esperienze all'estero.
Purtroppo, come ha già detto Edoardo, a causa della pandemia la possibilità di viaggiare è stata drasticamente ridotta, ma comunque l'Ateneo, anche in questo momento particolare, ha messo a disposizione corsi e seminari online per garantire la continua formazione di noi studenti. Le competenze acquisite durante questi 3 anni sono sicuramente molte, sia dal punto di vista strettamente collegato al proprio ambito di ricerca, sia per quanto riguarda le soft skill che vengono sviluppate e soprattutto consolidate sul campo. Fare ricerca in un contesto multidisciplinare, come diceva anche la professoressa Flammini, e attuale come quello offerto dal dottorato in Technology for Health, è un'occasione per ampliare le proprie vedute ed imparare a ragionare e lavorare in modo non settoriale. Senza dubbio, il percorso di dottorato è un percorso non sempre roseo, perché l'impegno richiesto è considerevole, così come però è considerevole il ritorno in termini di crescita sia accademica che personale. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi auguro buona fortuna per le vostre scelte future. Benissimo, grazie. E, ecco, un'ultima precisazione. Quello che diceva Maria Laura è vero, è verissimo. Cioè il percorso di dottorato è visto spesso come una sfida, perché sono 3 anni e 3 anni è tanto. Tuttavia, mentre un tempo il percorso di dottorato veniva considerato solo dalle persone che pensavano poi di intraprendere la carriera accademica, oggi il percorso di dottorato è riconosciuto come formazione di terzo livello anche dalle società, dalle imprese, eccetera. E quindi, come vi ha anche mostrato Edoardo, quello che si fa durante questi 3 anni è qualcosa di più rispetto a quello che si può fare 3 anni in un'azienda dove ci si specializza in un particolare compito, mentre qui la crescita è non soltanto culturale, tecnologica, scientifica, ma soprattutto personale. Vi ringrazio dell'attenzione e una buona giornata a tutti.